Allora, mi sembra assolutamente un allarmismo ingiustificato e pericoloso. Tornando a quello che dicevo proprio prima, mi sembra un cattivo modo di divulgare la ricerca scientifica, perché sicuramente ci sono degli studi che hanno dimostrato un'attività favorente i tumori delle carni abbrustolite alla griglia e di determinati tipi di alimenti conservati. Però bisogna capire esattamente qual è la rilevanza del problema. Questi studi hanno dimostrato questi effetti per quali consumi? Stiamo parlando di consumi di carne 2 volte al giorno, che sono molto lontani da quelli della nostra cultura. In queste indicazioni non si tiene mai conto dell'altro effetto, perché si isola la carne abbrustolita da tutto il resto, si vede se mangiare la carne abbrustolita è peggio o è meglio di mangiare la carne lessa, faccio un esempio, no? Ma uno non vede mai quanto l'alimentazione ricca che noi abbiamo ci abbia permesso di avere un guadagno di salute rispetto ad altri paesi dove questo non avviene. Quindi non voglio dire che questo sia avvenuto soltanto sulla base della Certo. carne, però stiamo attenti a destrutturalizzare troppo rapidamente la nostra alimentazione. Andiamo in una direzione, ma lentamente.